Non c'è tempo per fare domande. Da piccolo facevi spesso dei brutti sogni e piangevi sempre mentre sognavi. La verità è che quei sogni non erano tuoi, erano miei. Da quando ne ho memoria ho sempre sognato la spiaggia. Non solo mentre dormivo, ma anche quando ero sveglia. Nei miei sogni ho visto la fine del mondo tante di quelle volte. Innumerevoli estinzioni che avevano distrutto la vita sul pianeta. Ripetute più e più volte. All'inizio non capivo che cosa fossero e perché le sognassi. E non era la parte peggiore. Facevo altri sogni molto più terribili. Sogni di morte e distruzione. Di un'immensa estinzione futura. Come questa. Ed ero sempre io a porre fine a tutto quanto. A provocare il Last Stranding. Come ho fatto oggi.
La prima operazione. Avevo solo 20 anni. Quando riaprii gli occhi, mi ritrovai sulla spiaggia. Appena ripresi conoscenza, ero di nuovo in un letto di ospedale. Ma ero divisa tra due mondi. Bridget, il mio A, in quello. Amelie, il mio K, in questo. In qualche modo, riuscivamo entrambe a coesistere. Presto, l'età iniziò a non coincidere. Solo il corpo di Bridget invecchiava. Grazie alla spiaggia, Amelie rimaneva uguale. Così inventai una bella storia. Dissi alla gente che Amelie era mia figlia. Una figlia con una malattia debilitante e un padre assente. Guarda. Amelie. Am. Significa anima in francese. Un'anima che è una bugia. Non c'era Amelie. C'ero solo io e la spiaggia. Dapprima lo considerai un problema. Ma in seguito iniziai a pensare: potrei usare tutto questo. Cercai di saperne di più sulla spiaggia. Perché comprendere la spiaggia era la chiave per interpretare la mia visione del futuro.